Ciao, io sono Silvia, sono una delle tre insegnanti di italiano di Colibrì. In questo video vi parlerò del verbo andare, uno dei verbi più usati nella lingua italiana. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube e seguirci sui nostri canali social. Così potrete essere aggiornati su tutti i contenuti che noi inseriamo ogni settimana per aiutarvi a migliorare il vostro italiano e anche per affrontare gli esami B1 per la cittadinanza. Se vi piacciono i nostri video, vi piaceranno ancora di più i nostri corsi. Se volete avere informazioni sui nostri corsi e le nostre lezioni, scriveteci a corsi.colibri@gmail.com. E ora parliamo del verbo andare. Uno dei problemi che incontrano di più gli studenti di italiano è quale di queste tre preposizioni usiamo dopo il verbo andare. Da, in o a, ascoltate. Vado da mia mamma. Vado dal dentista. Vado dai miei amici. Che cosa hanno in comune queste tre frasi? In tutte e tre le frasi io vado da una persona fisica. Ogni volta quindi che vado, che uso il verbo andare per andare da una persona fisica, vado da mio fratello, vado dal dottore, uso da o da solo o con l'articolo determinativo. Dalla. E con questo abbiamo sistemato la preposizione da. E adesso entriamo nel territorio più difficile. Quando usiamo in e quando usiamo a? Devo dire che in vince nella maggior parte dei casi. Pensiamo ai luoghi, i paesi. Vado in Spagna, vado in Italia. Se i paesi sono plurali, vado negli Stati Uniti, vado nelle Filippine. Uso sempre in più l'articolo determinativo. C'è un'eccezione? Sì, vado a Cuba. Uso ancora in quando vado in una regione. Vado in Toscana. Uso in di fronte a via, corso, piazza. Vado in via Roma, in corso Francia, in piazza Toledo. Ed ecco la rivincita di a. Uso sempre a di fronte alle città. Facile da ricordare, quindi vado a Milano, vado a New York. Usiamo sempre a quando il verbo andare è seguito da un altro verbo, cosa che usiamo spesso. Vado a dormire, vado a mangiare. Ed ecco ancora che ritorna in. Quando usiamo in? Quando parliamo dei mezzi di trasporto. Vado in bicicletta, in aereo, in treno, in auto. C'è un'eccezione? Sì, vado a piedi. E con questo abbiamo un po' sistemato anche in e a. Ci sono poi tante espressioni che dovrete un po' imparare a memoria, ascoltando, ma qualcuna ve la regalo. Vado a casa, vado al lavoro, vado in piscina, vado in ufficio, vado in montagna, vado al mare. E adesso tocca a voi. Ascoltate quando andate in giro per l'Italia e cogliete e ricordate le frasi che hanno il verbo andare e che non seguono nessuna regola. E adesso leggete il quiz che vi ho preparato e provate a rispondere. Thank you.
Grazie. Ciao ciao.